Giovedì nel tuo social, benvenuti in questo nuovo video in compagnia di Serena. Io non ho mai capito quello che tu dici. Allora, ciao a tutti i lupi del tubo. Ciao, lupi del tubo. Fai ripalla. Senti, lupi del tubo. Non avrei saputo dirlo meglio. Vero? Oggi siamo qui tutti e quattro. E il quarto è il mio brufolo, non so se lo vedete. C'è anche Gerolamo. Ah, quindi sono cinque. Cinque, esatto. Facciamo baciare i nostri brufoli. Come avete detto dal titolo, molti di voi sono, secondo me, strafelici. Il ritorno, il gran ritorno di Obbligo o Verità Hot. Anche stavolta con due donne, perché dopo il mio coming out, ovviamente non potevo che fare altro che questo. Mi piacciono le donne, le giore, le bionde, le grasse, le tonde. Le tonne. Mi piace la Nutella, gelato e capanna. Vabbè. Comunque, sui loro canali trovate altri video in mia compagnia, tutti insieme. Lei no, c'è Baby Jessica, perché lei dormiva intanto, vabbè. Mentre sul suo canale c'è un video strafigo, proprio di quelli divertentissimi. Comunque, sono sull'applicazione solita che ho sempre usato per i miei Obbligo Verità, questi capelli osceni, orripilanti, proprio brutti, brutti, brutti. Ma va bene, e oggi saremo Charlie, Cesca e Serena. Pronte? Io clicco su gioca. Vai. Gioca. Disattiva le penitenze super hot. No. No, 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 ti prego. Serena, è il tuo turno. Subito, figurati, dai. Livello di malizia 4. Vuoi? Tanto, da 1 a 10 o da 1 a 5? Benissimo, via. Vuoi dare o vuoi la verità? Cosa vuol dire? No, è obbligo o verità? Verità. Ah, coincide, leggera. C'è un amore segreto nella tua vita? Ah, cominciamo già così? Da subito. Allora, verità? Sì. Sì. Ah! Nei commenti ovviamente dovete cercare di indovinare chi è. Ma lo conosciamo? Lo conosciamo? No, allora la domanda era se sì o no. Io ho risposto. Secondo me. Passami la Red Bull. Secondo me lo conosciamo. Comunque se... La conosciamo. Lo conosciamo. Ok, se questo video arriva a 20.000 like, sì, ne faccio uno con 5 ragazze. Noi più Anna e Martina. Vai. Dai, va sì. Bene. Se arriviamo a 25.000, sei lo fa anche Chiocciola Frafolk. Che è la sua ragazza, quindi se, cioè, per chi non lo sapesse. Charlie, devo offrire un punteggio a Serena. Ti do 4 perché non ci hai detto chi era. Dai, no, vabbè. Ma ovviamente dovete scrivere nei commenti chi perde la penitenza, come al solito. E il premio per chi vince. Se no è un bel limone se vinco io. Cosa? Cosa scelgo Obbligo? Oh. Da 1 a 10 la sensualità di Serena. Ah, vabbè. Però mi devi fare una mossa sensuale. Vai. Fammi una mossa sensuale. La la. Un attimo. Ah, scusa. Ho una parrucca in bocca. Scusami. Adesso sputo la palla di pelo. Visto che hai colpito così tanto Charlie, io ti do 10. 10. Grazie. Serena, devi voto 10. Voto 10. Adesso arriverà Alessandro Borghese che può confermare o ribaltare il risultato. Serena, devi offrire un punteggio a Cesca. Dai, 5, mi ha dato il voto massimo. Oh, quindi che più di così non potrei fare. Vediamo, vediamo, vediamo. Charlie. Vediamo, io vado un attimo leggera e vado di verità. Ti sei mai vestito come l'altro sesso? Io sì. Forse quando ero piccola sì, l'avrò fatto. Vabbè, io mi vesto di merda, quindi in generale sono sempre un po' da uomo. L'altro sesso. Esatto, mi metto i boxer ogni tanto. Vabbè, belli boxer. Vabbè, ma sono lesbica, non faccio testa. Sì, quindi la risposta è sì. Serena, dammi un punteggio. Ma io sono buona, io ti do 5 perché sei stata super sincera. Grazie. Cioè, quella era una roba super difficile. Allora, sta vincendo Cesca, quindi dobbiamo fare... Serena, siamo 5-5-4, quindi devi perdere. Okay. Cesca, okay. Verità o obbligo? Dai, verità. Questa dai, questa verità. Hai mai lasciato qualcuno via mail o sms? Ma chi è che lascia le persone via mail? via mail. Mail. Io vorrei farlo via mail. Adesso io lascerò Francesca solo per poterla lasciare via mail. Che non le arriverà mai, quindi non la lascerai mai. Esatto. Nemmeno su quella personale, su quella della Naba gliela mando. Esatto, esatto. No, comunque no, secondo me è una cosa tristissima da fare. Sì, cioè, tipo lasciare via sms. Senti, è stata una bella esperienza. Ciao. Ciao. Vabbè, tu l'hai mai fatto, quindi? No, no, ho detto di no. Ah, sorry. Charlie, offri un punteggio a Jessica, ti do 5 perché... No, sì, non devo darti così alto. No, vabbè. Charlie, è il tuo turno. Obbligo. Fai scorrere le tue mani sulla persona che ha i capelli più scuri. Serena. Sei tu. Sei tu quello che ha i capelli più scuri. È vero. Ma posso far scorrere le mani su me stessa, quindi? Vai. Oh, yeah. Se fosse una tizia, non vorrei... Non contenta di questa cosa. Basta, tipo. Mi ero fatta
dipendere dalla sensualità. Voto! Voto 5. Cioè, 5, grazie. Personalmente. È stata un po' troppo. Cioè, una pala sembrava che mi potevo mangiare anche. Però... altri no. Obbligo o verità, Serena? Ah, obbligo. Obbligo. Stai organizzando il primo appuntamento con Charlie. Cosa farete? Vai, sentiamo. Dove mi porti? Allora, devo avere un punteggio alto, quindi. Allora, senti questa. Vai. Allora. Prima. Allora, domanda numero uno, cosa più importante? Me la dai a fine serata? Sì. Ma metti caso che. Ma io. No, però ho l'appuntamento perfetto. Tipo, vai. Se fosse. Se ti colpirei al cuore proprio. Okay. Allora, ti porterei. Ti passerei a prendere. Ok. Con la mia macchina decappottabile. Oh. E poi. Hai una decappottabile? No, assolutamente. Però, dato che comunque è tutta una roba che non penso succederà mai, facciamo che ho una decappottabile, ok? Ok. Tipo quando giocavi da piccolo e facevi. Esatto. Facciamo che poi tu mi dici. Esatto. Allora, e poi ti porto. Sei pronta? Vai. In un drive-in a vedere un film. Con da mangiare, non so, tipo hamburger, patatine, buono, tutte quelle robe. Quei film però. Ma esistono i drive-in? Un film in bianco e nero. No, non ci piace. Un film di Harry Potter. Te lo darei subito. Ok, a posto. Harry Potter l'avrei letto subito, Sì, hai ragione. Sei giocata però, questa. Però dato che le fa la napo, ho detto comunque il film in bianco e nero. Cazzo, no, la regia, quelle cose. Niente. Ti sei giocata la quinta stellina però. No, dai, no, non deve. No, raga, cioè al drive-in. Chi è no, che vabbè, al drive-in 5-6, dai, dalle la quinta stellina. Vabbè, solo perché siamo buoni, stai comunque perdendo. No, ti diamo Jaden. Capito? La quinta stella. Serena, è il tuo turno. Ancora? Sì. Vabbè, facciamo verità a questo okay. punto. Ok. Usciresti con persone più grandi? Quale sarebbe l'età massima? Sì, uscirei assolutamente con persone più grandi. E sono già, cioè, sono uscita praticamente con persone più grandi. Vabbè. L'età massima in questo momento farei 30 anni. Cesca, offri un punteggio per tu, ma non vale. Offri un punteggio questo, vabbè, 5 perché. Vabbè, ma così la facciamo vincere. Allora, tu cosa fai? Obbligo verità? Io faccio dare. La dai? Sì. La dai, la ok. Do. Pettina o spettina i capelli di Serena, la tua scelta. No. Lo sapevo, bastarda. Guarda, se devo votare io, te lo giuro che. Vota tu. Allora, mi ha aiutato anche lei. È un massaggino. Sì, no, guarda, adesso te li ripettino anche. Guarda. No. Serena, offri un punteggio al Cesca. No, dai. Uno. No, dai. Io sono. Due. No, sono stata brava, ma scusami. Ormai. Io la do. Fai l'occhiolino alla persona con gli occhi più grandi. Chi ha gli occhi più grandi? E tu, forse? No, non lo so. Non lo so, sinceramente, non saprei dire. Quindi. La cosa più otto che abbia mai fatto, fare un occhiolino. La prossima volta sarò onesta anch'io con te. Il tuo drive now e non Harry Potter. Ecco, lì ti ho dato 5. Non era drive now comunque. Adesso senso. No. Almeno io so quello adesso, di cui sto parlando. La prossima parlando, volta cioè. Col tuo enjoy ti faccio vedere. Esatto. Mio. Dai, faccio. Fai. Facciamo. Chi affeggia c'è. No! Ah sì? Che cazzo di obbligo è schiaffeggia Charlie? Non è un obbligo, è un piacere, vai. Quelli sono i miei occhiali, tra l'altro. Oh! Per i miei occhiali, no! Non farlo! Non voglio però! Devi farlo! Dai che ti devo dare. Ma che cazzo di schiaffo? No. Andava bene. Vai, più forte poi, ti do il permesso. Grazie, è lo schiaffo più dolce che mi abbia mai dato. Vero, grazie. Bellissimo. No, dai, ma sì, adesso, perché? Perché era uno schiaffo brutto. No, solo di ripicca. No, sei veramente una ripiccona, guarda. Tu hai i tuoi drive now. Esatto. Tu hai il tuo drive now. Bambine, non litighiamo. No, volevo darti due comunque, lei mi ha schiacciato uno. Perché lei ha detto uno. No, cioè. Cesca, dai o veri? Io voglio dare. La sua vita li vuole dare. Dai una gistatina ai tuoi capelli e fai l'occhiolino a Charlie. Ah, quindi diventa una cosa scambiata. Aspetta raga. Aspettate. Cosa? Vai. Fai la candela. L'accendino. Vai di nuovo. Ok, perfetto. Questo è molto hot, devo dire. Siamo arrivati a un limite, secondo. Basta. Serena offre un punteggio a Cesca. Adesso questa no, è una adesso, guerra di uno. No, basta, adesso è finita. Cioè, mi hai dato uno, io ti ho dato uno, è finita così. Devi dare un voto onesto. 4.
Dare, sei la Mister Olimpia, mostra tutti i tuoi muscoli. Le tette valgono quei muscoli. Beh, no, sotto c'è il muscolo. Sotto le tette? Sotto le tette c'è il muscolo. Infatti, guarda. Come fai a muovere le tette? Chi vuoi muovere? Come i pettorali? Non so. Come si muove? Col muscolo. Come? Qua, questo muscolo. Come cazzo? Senti. Sembra che faccio il bambino qua. Io faccio... Senti, si muove, senti qua. Si contrae. Posso sentire? Senti. Ma come cazzo? Non so farlo. Ok, scrivetemi nei commenti se voi sapete... Vabbè, comunque. Cosa? Ok. No. No. Ok, di nuovo io voglio di nuovo darla. Puoi fare solo una domanda a Cesca per scoprire se lei fa per te. Cosa chiedi? Se fossi un maschio, la domanda sarebbe: ma visto che non sono un maschio, calzini sì o calzini no durante? Ah, no. No? No. Ok, allora fai per me. Perfetto, a posto. Charlie ti ordina di leccare qualcosa nella stanza. Mi piace. Ok, però devi essere molto sensuale mentre lo fai. Devi leccare il cactus. No, perché si ammazza. Devi leccare una zucchina. Ti piace la zucchina? Zucchina? Vai, prendila perché non... Mi sento birichina. Birichina. Però la lavo prima la zucchina. Ah, perché dici l'hai, no, già... Devi l'hai leccare così sporca. L'hai già utilizzata, quindi devi lavarla. No! Ma come si lavano le zucchine? E come si lavano le zucchine? Mamma, non guardare questo video, mi dispiace, mamma! Ho bagnata! Puoi anche darle un bacetto prima, se... Cioè, non è che devi partire subito, ma non sente imbarazzo! Come la devo... No, ma un po' magari senti l'imbarazzo, non... Devo leccarle in modo sensuale. Tu leccala, poi ti diamo un voto. Esatto. Ad occhi chiusi, addirittura! E la per superare! No, cioè, non mica se tu lecchi la persona, mica lo fai ad occhi aperti, un po' inquietante, perché sei così... A guardarla, no? È buona, almeno! È un po' così che... Raga, non fatelo mai! Schifo! Ho sputato 8 bambini! Beh, punteggio 5 per questa zucchina. 5, assolutamente. Rimetti la zucchina nel frigo? No, la devi lavare prima, sinceramente. Non la rimetto nel frigo dopo che l'hai leccata. Hai mai schiaffeggiato il sedere di qualcuno in pubblico? Sì. Però senza che gli altri mi vedessero. Tipo, magari la gente era un po' più avanti, ho fatto tipo... Quello si chiama sindrome di Tourette. Sexy o no? Piercing alla lingua. Mi piace. Molto, ma assai proprio. A me è un po' scomodo. Quanto in ti realtà. Piace? Dicevo, grazie per questa intervista. Prova. Che schifo, mi fa schifo anche se è solo la forma. Sa di zucchina. No, dicevo che per me è un po' scomodo il piercing alla lingua. Ok, quindi non lo... È sexy, però per certe attività è conveniente toglierlo. Ho capito. Certe attività. Sì, attività ricreative non ben specificate. Ok, grazie per questa intervista. Ok, la ringrazio. A me piace... No, ma la domanda era mia, perché state rispondendo voi? No, io devo rispondere, scusa. Tra l'altro, quindi... Ops. È una domanda banale. Una domanda zucchina. Normale. Seno o sedere? Ah! Visto che insomma, cioè, sì, no, capito? No, quindi io sedere, a me piacciono molto i culi. Quarto obbligo vitale, la quarta volta che c'è questa domanda, è la quarta volta che dico seno, tette tutta la vita, ragazzi. No, anche io sedere invece. Bello sedere. Devo dare il voto io, meno male perché do due. No! Mi spiace, ma. Dai, ma così la fai stare davanti a me. Ma no, questa brutta puttana che mi ha dato uno. Francesca, cioè, anche meno. Cioè, hai ragione. Hai ragione, si avvicina la zucchina alla bocca. Questi sono messaggi subliminali. Charlie, è il tuo turno, io la do. Fai dei complimenti al corpo di Serena. Non so quanto ci sia da fare complimenti, però. Hai sicuramente delle bellissime orecchie. Mi piacciono molto i tuoi occhi. E hai un bellissimo braccio. Grazie, Charlie, detto da te è lusinghiero. Vale il doppio, detto da... Vabbè, l'abbiamo capito. Non ti sei sprecata, sicuramente. Ma sei una figa della Madonna! Allora ti do 4, grazie. Guarda. Mi sono salvata. Ho vinto, quindi, allora, perché era l'ultimo round, con 24 in testa su tutti. Serena 22, quindi seconda, e ha perso Cesca con 20. È la zucchina che porta sfiga. In you know what I mean. Mi è piaciuto.
la performance della zucchina. Quella parte infatti credo che la caricherò in realtà su un'altra piattaforma che comincia con you. Comunque scrivete nei commenti ovviamente qual è la penitenza per Cesca che ha perso. Foto imbarazzante su Instagram sono bene accette, mi piacciono. E il premio per me che ho vinto, accetto pagamenti in natura. Mi raccomando, lasciate un bel like. Questo video era per il Gay Month. Iscrivetevi ai loro canali che trovate in descrizione. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi. Cos'è che dici? Ciao a tutti ragazzi. Jawi. Jawi. Perché Jawi? È il mio mascotte. Ciao a tutti. Ah, Jawi, Jawi. Ciao a tutti ragazzi.